L'ordine dei frati premostratensi ha espulso padre Graziano, il sacerdote, ora ex, che sta scontando a Rebibbia i 25 anni di reclusione ai quali è stato condannato in via definitiva per omicidio e occultamento di cadavere di Guarina Piscaglia. La conferma arriva dall'avvocato Ridiero Angeletti. L'ex religioso congolese sta scontando la pena per la scomparsa e la morte di Guarina Piscaglia, casalinga 50enne di Carafaello, nel comune di Badia Tedalda nell'Aretino, con cui avrebbe avuto una relazione sentimentale, misteriosamente scomparsa nel nulla il 1 maggio 2014. Vado incontro a quello che mi aspetta. Anche se non è una sentenza giusta, aveva detto padre Graziano subito dopo la sentenza. Sconterò quello che devo scontare anche se non lo merito. L'ordine dei premostratensi, che lo aveva accolto nella fase dei domiciliari, gli ha revocato ogni tipo di incarico e il religioso non può più celebrare la Santa Messa o altre funzioni religiose. In atto anche l'iter del Vaticano volto alla riduzione allo stato laicale di Alabi, congolese, 50 anni. Gratien Alabi, che fu incastrato da messaggi col cellulare e bugie, continua a negare di aver ucciso la Piscaglia e averne fatto sparire il corpo. Il 1 maggio la donna pranza a casa dei suoceri. Sono passate da poco le 14 quando invia un SMS a padre Graziano e gli dice: "Vengo lì, cucino il coniglio e poi facciamo l'amore". A questo SMS il frate avrebbe risposto che il coniglio lo ha già preparato un'altra donna. Guerrina avrebbe poi insistito per vederlo e l'uomo avrebbe risposto dicendo che la porta della canonica era aperta. Guerrina entra in quel posto e non nessuno la incontra più.